Amici, amici, carissimi di Liberi Oltre, benvenuti a questa puntata di Liberi Oltre Pop. Ho perso il conto delle puntate, però è l'ennesima, possiamo dire. Con me c'è la redazione di Liberi Oltre Pop con Costantino De Blasi e Massimo Famularo, c'è Michele Boldrin e abbiamo un ospite d'eccezione, un ospite che abbiamo inseguito lungamente, ma era al lavoro e quindi non lo abbiamo disturbato, ed è Natalino Balasso. Eccolo qua, benvenuto Natalino. Buongiorno, ciao a tutti. Perfetto, noi ti abbiamo inseguito finché il tuo film di Natale è finalmente uscito, da poche ore possiamo dire, la supermassa, e quindi adesso ti vediamo anche più disteso, un viso più rilassato. Beh, sì, diciamo così, come tutti i dilettanti, quando fanno le cose seriamente si affaticano molto, quindi anch'io insomma ho trovato faticoso fare questo lavoro, che però volevo fare, ci tenevo tanto, e insomma ne è uscita la cosa che volevo, non so se è bella o brutta, comunque questo volevo. Comico, attore e adesso da un po' di tempo anche un po' guru dei social, cioè è da qualche anno che hai messo a punto una figura quasi di comunicatore un po' ieratico, un po' apocalittico, che tutti gli anni intanto hai sempre questa specie di messaggio di Capodanno che fa ridere in modo amaro, fa ridere in modo, possiamo dire, ogni volta un po' preoccupante, e anche il film che hai appena rilasciato prosegue un po' su questa onda qua. Il film, diciamolo subito, è visibile per tutti, giusto, su YouTube, è corretto? Sì. Quindi è una visione accessibile a chiunque, dura un'ora precisa, te lo sei dato come diciamo come missione, o è il caso che ha deciso questo di stare nell'ora? No, non mi sono dato nessuna missione, io avevo deciso di raccontare questo, dura così, quindi non ho pensato né di sbrodolare, allungare il brodo mettendo scene magari che fossero anche divertenti, affascinanti, ma che non portavano avanti il racconto, e al contempo anche di non cercare di dare ritmo tagliando qua e là e eliminando parti del racconto. Quello che mi interessava era raccontare esattamente questo. Benissimo, ti chiedo ancora una cosa al volo e poi lascio la parola a Michele, a Costantino e a Massimo. Intanto, quanti personaggi interpreti? Hai tenuto il conto o hai una stima? Perché tutti i personaggi maschili sono tuoi. Non ho tenuto il conto, però penso che tra personaggi parlanti e figurazioni, che nel cinema sono i personaggi muti, diciamo, si supera la trentina, però anche più di 10 personaggi l'ha fatti anche Marta Cortellazzo Viel, che è la certo, dei ruoli femminili, che interpreta tutti i ruoli femminili. A me il film è piaciuto tutto, ma io direi che il momento centrale è quella in cui lo spettatore diventa l'oggetto della sia della trasmissione che della vendita. A un certo punto non svegliamo niente, vogliamo che la gente se lo goda, ma qui c'è un capovolgimento importante che parla molto della nostra società, che sia nei social ma anche nella televisione l'oggetto sia di ciò che viene comunicato sia di ciò che spesso viene anche venduto siano le persone stesse, e questo io l'ho trovato lo snodo centrale su cui poi si innesta tutta la narrazione. È esattamente questo, non so se volevi farti dire che sei molto intelligente, ma questo te l'ho già detto e lo sappiamo. No, ma è così Marco, perché lo snodo è questo, cioè poi la storia viene raccontata ed ha una vicenda, ma quello che si dice è che abbiamo superato
questa cosa che diceva Umberto Eco, e cioè il concetto del superuomo di massa, quei personaggi, diciamo, alla Mai Buongiorno o alla Brosio, che non sono personaggi nei quali ti identifichi, ma diventano dei divi perché tutti pensano anch'io sarei capace di fare quelle cose lì. Però abbiamo superato questo, perché adesso siamo alla fase in cui anch'io posso fare quella cosa lì, e quindi diciamo che siamo di fronte a miliardi di vetrine. Immaginiamo questa vetrina in cui siamo noi adesso, con le fottine piccole, ogni tanto sì qualcuna si ingrandisce e quindi diventa un po' protagonista in questo momento, come io che sto parlando. Gli altri ascoltano e sono di lato in delle fottine piccole, però anche gli altri sono protagonisti, e ci sarà un momento nel quale anche gli altri parleranno, avranno la foto più grande. I social si basano esattamente su questa cosa qua. Nascono, non dimentichiamo che Facebook nasce come raccolta di foto di classe, no? E la foto di classe, l'annuario è fatto di tante piccole fottine in cui ciascuno dice quello sono io, e adesso appunto c'è la supermassa, c'è una massa che è fatta sia di protagonisti che di spettatori. Speculano sul nostro bisogno di attenzione. Devo dire che anch'io tutte le mattine, noi con Radio 2 siamo in onda, adesso da qualche mese ci trasmettono anche proprio su un canale di Rai Play, e quindi io dovrei essere assuefatto. Invece mi ricordo che ancora qualche anno fa sono andato a vedere con degli amici una partita, tra l'altro qui siamo molti interisti, sia Natalino che Michele che io teniamo all'Inter, e lo so, sono andato a vedere un giorno Milan-Fiorentina con degli amici, e pur essendo straabituato ad apparire in televisione, in radio, sapevo che a un certo punto, durante un gol della Fiorentina, avevano inquadrato la fetta di pubblico dove eravamo noi. Ragazzi, non ho resistito, sono andato a rallentare le immagini per avere la soddisfazione, di vedermi in un triangolino. Certo che pure tu, Marco, ma dopo 30 anni. È pazzesco. Quello è l'effetto tifo. A proposito, visto che hai detto che ci sono tre interisti, va anche detto che di sicuro c'è uno juventino, hai appena parlato. Certo. E Massimo, invece, secondo me, Massimo è asettico, oppure se milanista. In gioventù tenevo al Napoli. Poi... Napoli. Va bene, allora vi lascio la parola, Michele. No, io so che vi ascolto. Però, una nota, Natalino, sì, Facebook in America è il libretto, però il Facebook, quello che usiamo, cioè, è nato per imbarcare. Sia chiaro, cioè lui che è astuto dal giorno uno, l'ha detto chiamiamolo Facebook, ma ha anche detto molto esplicitamente era una maniera per... Sì, adesso funziona per imbarcare anziani, però Facebook adesso sono passati, 15 anni, 16 anni, quello più. Diciamo che questa funzione non l'ha mai persa, dai. Si è allargato ad altre cose, ma questa funzione è sempre rimasta. Si è spostata la generazione, ecco, mettiamola così. Sì. Okay, i giovani che vogliono monetizzare sulle anziane, che ne so. Adesso insomma. Cattivella. Oh, vabbè, però io adesso non facciamo troppo gli echiani. Sta roba dei social, sì, è una, come tutte le cose, come adesso viene fuori l'economista, come tutte le cose nuove che diventano più o meno popolari o diffuse, c'è l'aspetto positivo e c'è l'aspetto negativo, come il coltello. Lo puoi usare per tagliare bene la costata, o lo puoi usare per tagliarti la gola o tagliare le gole. E i social hanno sta grande roba, hanno dato voce, possibilità di moltiplicare le informazioni, insomma, tutte le robe che sappiamo, e hanno anche rivelato una cosa della mente umana. Tutti vogliono essere stelle, attori, intrattenitori, tutti vogliono essere Balasso Ardemagni, no? Sì, è un po' così. In realtà poi io non è che vado ad analizzare i social, che è una cosa che secondo me è molto complessa e non riesco a farlo dalla mia stanzetta, però il film dice che il social ha solo amplificato questa pulsione. Sì, esatto.
Che dal punto di vista dei media tutto nasce con Gianfranco Funari, cioè, quando riempiamo gli schermi televisivi di, come li chiama Caparezza, credo, spalti di giudicanti. Adesso guarda, non lo so, secondo me è un continuo. Io mi ricordo, ragazzi, con Funari non l'ho mai guardato, credo è diventato di moda in Italia. Che io ero andato giusto via in America quel periodo, pensavo solo a studiare l'America, proprio mi ero scordato che esisteva l'Italia. Ma prima io mi ricordo, c'era Corrida, vi ricordate la Corrida? Dilettanti allo sbaraglio, presentati a Corrado. Posso buttare un sassetto? C'era, vai. Sassetto così. E giustamente abbiamo detto questa cosa bellissima, buongiorno. Se io provo a fare l'attore o il cantante o il cuoco in video, alla peggio, faccio schifo, non mi guardano, amen. Se io mi convinco di poter amministrare il paese e voglio fare il ministro e passa quest'idea che i politici sono cattivi, i tecnici hanno costruito il Titanic mentre gli amatori hanno costruito l'arca di Noè, come ebbe a dire Tremonti, e non è che insomma passa un po' l'idea che uno più è incompetente, più è il caso che sia onesto e vada a fare politica e ci troviamo i Di Maio. Fine del Sasso. Ma, non lo so, se vuoi che ti dica la mia sul discorso, intanto va puntualizzata una cosa, la corrida, nella corrida si specificava che si trattava di dilettanti, i quali come dilettanti venivano presentati e si presentavano, e non è la stessa cosa ovviamente che metterti nella tua personale vetrina e fare le tue cose, ma al di là della capacità, come dire, artistica, quello che io non capisco è perché non ci voglia una patente per fare i politici, cioè non, questo non risolverebbe chiaramente le cose, intendiamoci, anche l'ultimo degli sprovveduti può avere un'idea geniale, quindi è giusto riservarsi tutte le possibilità. Oltretutto non è vero che l'incompetenza equivalga all'onestà, io non credo che sia così, ci sono persone molto competenti e anche molto oneste e ci sono persone totalmente incompetenti ma totalmente disoneste, quindi non credo che sia un parallelo che si possa fare, e siccome non si può fare questo parallelo, a questo punto io dico perché prima di partecipare, di essere partecipare a un gioco politico, non ti si obbliga a superare un esame nel quale io so per esempio che ci sono sindaci che si rifiutano, io credo che sia da un certo punto di vista anche abbastanza corretta l'interpretazione, si rifiutano di dare la cittadinanza alle persone che non conoscono affatto la lingua italiana, quindi non capiscono le persone quando si esprimono e quindi non possono inserirsi nella società a pieno titolo. Intendiamoci, ci sono anche italiani che non capiscono l'italiano, però se noi pretendiamo che uno solo per avere un minimo di diritti umani debba avere una competenza linguistica, perché non pretendiamo che uno che vuole andare ad amministrare delle cose abbia delle competenze che non sono certo solo linguistiche, perché secondo me anche i luoghi comuni fanno molto danno, perché non ha senso il luogo comune su Di Maio che non conosce il congiuntivo, non è il problema che conosca o non conosca il congiuntivo, il problema è invece che non conosce la politica e proprio per questo è malleabile. Allora, siccome a quanto pare per riuscire ad amministrare bisogna essere malleabili, andiamo a scardinare questa cosa qua, andiamo a capire, ma guarda che questa cosa è una cosa che abbiamo accettato tutti pacificamente nel momento in cui abbiamo accettato i partiti, perché nella Costituzione non è scritto da nessuna parte che è obbligatorio che i partiti decidano, la Costituzione manda al Parlamento persone scelte dalla gente e queste persone poi dovrebbero occuparsi di discutere le decisioni e di prendere le decisioni, però in realtà sappiamo benissimo che non è così, non sono le persone ma sono i partiti che prendono le decisioni, e quindi con la stessa idea
di questa Parlamento più striminzito. Vogliamo creare un Senato di 100 senatori con persone che sono scelte direttamente dalle segreterie dei partiti. Credo che adesso non abbiamo la politica, diciamo, abbiamo un gioco dei partiti. Ecco, questo è. Ma non so, Natalino, adesso questa roba mi tenta, perché io l'altro giorno ho visto una cosa tua su Zai, infatti, ma dopo ti provoco su quello, voglio sapere cosa ne pensi, perché ti ho sentito. Non ho capito se era tua o se leggevi davvero un test di un giornalista un po' strano. Sì, no, non era mia. Era tua? Non era tua. Vabbè, suppongo che tu lo condividessi, visto che lo leggevi, insomma, con... Mi piace molto il testo. Come adesso sono curioso del film. Siete partiti dal film, siete finiti subito in politica voi giornalisti, insomma, voi uomini. Allora ci incuriosite col film, poi subito a parlare di politica. Allora, che cazzo? Vogliamo vedere il trailer del film? No. Vediamo un pezzo del trailer del film. Un film educativo. La rabbia giovanile è paura dell'abbandono. Comincio a perdere fiducia in questo corso. Sì, ma in pratica cosa apprenderemo seguendo il suo stage? A fare i soldi, facendo leva sulla paura del rifiuto. Ah, però! Vi interessa? Ovvio! Un film misterioso. Allora, cari, il mago Olleto vi dice il futuro dei vostri investimenti. Solo il mago Olleto vi legge le carte di credito. Pronto? Pronto, caro, dimmi. Un film controcorrente. Il capo di Netflix, Reed Hastings, ha dichiarato che il più grande competitor della sua azienda è il sonno. Quando un'azienda investe miliardi e ti offre prodotti gratuiti o a pochi spiccioli, tu pensi, beh, in fondo non mi costa poi molto. Invece quello che dovresti domandarti è... se non vogliono i miei soldi, cos'è che vogliono da me? Perché... chiedono la mia attenzione. Un film spirituale. Miliardi di kilowatt vengono utilizzati per far funzionare quei supporti sui quali noi scriviamo tutti i giorni che bisogna risparmiare energia. Di che cazzo stiamo parlando? Un film sensuale. Anche quest'anno c'è la nostra squadra d'assalto, per così dire. Il trittico di incursori anali. Final Cut, gentile ma deciso. Ma noi adesso che abbiamo il canale satellitare, cosa vendiamo alla gente? Beh, ma poi non bisogna mica solo vendere, no? Siamo comunicatori, dobbiamo fare cultura anche, fare programmi artistici, educativi. Un film artistico. Allora, osservate, intorno a voi c'è un Caravaggio, va bene? Questo è un quadro, un Caravaggio. Dentro questo Caravaggio ci sono due merde. Le due merde siete voi. Ma in che senso, scusa? Revenge, per chi non ha voglia di scherzare, e Terminator, per i culi più esigenti. Messi insieme, realizzano più soldi di un parcheggio in centro. Io dico che se avete cura di ciò che siete e rispetto di ciò che non siete, potrete definirvi esseri umani. Diversamente sarete solo animali merdosi che strisciano nel fango della prima impressione. Ecco la domanda che Debbie si stava ponendo da qualche tempo. Per partecipare bisogna superare un test molto difficoltoso. Oppure versare 20 euro a testa. Piano piano si svela il senso del corso, eh? Ustia, mi sono ricordato che in quest'aula tra un po' c'è il corso di selfie, quindi trasferiamoci al bar per il prosieguo della lezione. Un film che ha vinto un sacco di rametti e non è ancora uscito. Lo capisco. Allora, però fondamentalmente vogliamo riassumere brevemente la trama, Natalino. Diciamo che c'è un canale televisivo che parte, tra l'altro, truffando un truffatore, se ho capito bene, perché c'è questo mago
che viene in qualche modo, che è un truffatore, che viene a sua volta... Aspetta, allora racconto io la trama perché... Sì. Come sempre i miei film sono pieni di pennellate, per cui non c'è una trama che si capisce perfettamente. E siccome nemmeno io l'ho capita, adesso cerco di vedere se l'ho capita. La trama è così: ci sono due persone che poi diventano amici, che sono Delmo e Gismo, i quali vengono scacciati dal loro luogo, dal loro ambito. Certo. Uno lavora in un'azienda e uno fa il teatro. E sono in qualche modo rifiutati. Trovano un annuncio in cui c'è questo guru dei rifiutati, il quale promette loro consolazione. Vanno a questo corso del guru e imparano a fare i soldi agendo sulla paura che ha la gente di essere rifiutata. Faranno i soldi, faranno successo, ma soprattutto gli basterà questo? Ecco le domande che noi ci poniamo. Ecco perché questo è un punto molto interessante. Tu hai lavorato appunto sul fatto che il sistema di media adesso vende di fatto persone, però alla base la molla che poi stimola le persone a mettersi quasi in vendita, sia questa paura di essere, è una paura atavica, quasi infantile, ancestrale, primordiale, quella di essere abbandonati, proprio l'abbandono da parte della mamma, del papà, della famiglia, no? Che è una paura che abbiamo sperimentato tutti nelle prime fasi della nostra vita, magari semplicemente quando ci lasciavano a scuola. E tu vedi una continuità, mi sembra di capire che tu veda una continuità, ma poi di fatto anch'io, tra questa paura e poi l'ansia di far vedere quando cuciniamo le zucchine trifolate sui social. Sì, ma è così, è chiaro che il desiderio di venire accettati significa desiderio di venire accettati dentro una cerchia, dentro una comunità. E la paura è esattamente quella del rifiuto, tant'è che la gente pensa, per esempio i miei detrattori pensano che dicendomi che io non faccio ridere, pensano di riuscire a offendermi, ma siccome io ho appreso molto bene la lezione che dice che nessuno ti offende se non ti offendi tu, in verità, se io non faccio ridere, potrebbe essere un dato di fatto oppure no. Se non è un dato di fatto, questi dicono delle bugie. Se è un dato di fatto, dicono la verità, ma non è che questo significhi che io debba sentirmi rifiutato da una comunità perché non so fare una cosa. È normale che non sappiamo fare una cosa. Anch'io potrei non essere capace di fare quello che faccio, ma non è che chi è capace di fare quello che fa abbia più senso in seno alla comunità. È un po' come se qualcuno dicesse che gli anziani sopra i 65 anni non hanno molto senso per la nostra vita produttiva. E per vita produttiva si intende ovviamente vendere e comprare cazzate. Non è così, non è così. Cioè, una comunità dovrebbe avere legami molto più forti. Ma allora, se abbiamo così tanta paura di venire rifiutati semplicemente perché facciamo male o non sappiamo fare una cosa, sono così forti i legami della nostra comunità? Ecco, forse è questa la domanda. Forse i legami della nostra comunità non sono così forti. Questo è un punto chiave. Mi piacerebbe sentire Costantino, che ancora non è intervenuto. No, io stavo ragionando, stavo cercando di seguire il filo logico, no? Siamo partiti dalla televisione fondamentalmente negli anni 70, che ha portato le prime persone comuni davanti a un microfono, davanti a una telecamera. Oggi questa cosa invece è praticamente di massa, è diventata una cosa di massa. Tutte le persone sono comunque davanti a un microfono, davanti a un palcoscenico, che sia quello dei social, dei vari social. E mi interessava, seguendo questo filo, quello che stava dicendo adesso Natalino, cioè il bisogno di accettazione, di sentirsi parte di una comunità, che è una comunità molto esposta comunque, e contemporaneamente
il fatto di essere, di sentirsi parte di una comunità, di un gruppo, di fare il tifo per qualcosa, è una cosa che viviamo tutti i giorni. Cioè anche l'altro giorno abbiamo assistito, assistiamo quotidianamente a degli shitstorm sui social. C'è una parte di voglia di esporsi e dall'altra parte la voglia di esporsi però in quanto appartenenti ad un gruppo riconoscibile. Questo lo si vede nella politica, lo si vede in qualunque ambito della vita privata. E tu in qualche modo porti con i tuoi video una critica fortissima a questa voglia di appartenere ad un gruppo, no? A questa voglia di esporsi e contemporaneamente però sentirsi protetti dall'appartenenza ad un gruppo. Sì, più che voglia di appartenere a un gruppo o comunque appartenere necessariamente a un gruppo, io critico il lato morale di questa cosa, cioè il fatto che si assecondi il riflesso. Questo è il nostro cervello che ci chiede di schierarci. Non è che noi decidiamo che siamo di destra o di sinistra, questa è una cosa che c'è da sempre, insomma, no? Cioè, osservavano un gruppo di scimmie, sapete che le scimmie vivono, per alcuni tipi di scimmie, di scimpanzé, vivono per gruppi che si fanno anche una specie di guerra, non è che si fanno la guerra, però insomma si prendono a botte. Ecco, le scimmie non si uccidono perché non hanno capito come si fa. E, ecco la differenza forse con l'uomo, però una cosa che osserva, che è stata osservata, per esempio usano anche rapire i piccoli. Allora una scimmia femmina viene rapita diciamo dal gruppo A e portata nel gruppo B. Questa scimmia dopo pochi mesi si sente parte del gruppo B e quando si troverà di fronte al gruppo A li vedrà come i nemici e quindi comincerà a urlare alla loro direzione o cercherà di assalirli se isolati. Allora questo è un riflesso antichissimo che abbiamo, quello dello schieramento, però assecondare questo riflesso per mettere in scena solo il riflesso, credo che sia questa la cosa malata. Io trovo anche giusto costituire un partito che decida di portare avanti una posizione, però se dopo io come dire, mi sento investito della maglia del partito e non mi sento uno che vuole conseguire quella determinata, quello determinato scopo, a secondo il riflesso, quindi mi schiero, però non mi interessa più conseguire un determinato scopo. E allora questo riflesso, insomma, nel tifo sportivo noi abbiamo questo esempio: non c'è nessun motivo di appartenere ad una squadra anziché ad un'altra, non c'è un motivo reale, no? Se tu ascolti chiunque, nessuno ti dirà: io faccio il tifo di questa squadra perché giocano molto bene o perché hanno questo determinato calciatore. In genere si fa il tifo per una squadra per questioni familiari o per questioni di leccaculismo nei confronti del padrone della televisione per cui si lavora. Però lo schierarsi è una cosa che, se diventa fine a se stessa, cioè, allora vabbè, facciamo il gioco che se io so di essere di destra, allora dico che ci vuole una politica severa, e dico che se io so di essere di sinistra, dico che ci vuole più comprensione e l'accettazione degli stranieri, eccetera. Però queste non sono idee né di destra né di sinistra, se ci pensiamo. Non è questo tipo di schieramenti, che riguarda in realtà solo il posto dove uno si siede nel Parlamento, di per sé non significa nulla, tant'è che molte persone di sinistra dicono che quelli di destra sono disonesti e rubano. Ma le cose non stanno così, non è che basti avere la maglia di sinistra per non rubare, siamo capaci tutti di rubare. Natalino, c'è una cosa che mi sembra estremamente interessante su quello che stavi dicendo. Tu nel tuo discorso di Capodanno, invito tutti quanti a seguire perché per me è almeno un appuntamento fisso che non posso mancare, molto più di quello di Mattarella, cominci il discorso dell'anno scorso con il riflesso pavloviano, in cui fai vedere
come le masse che si sentono schierate e protette da un certo gruppo reagiscono in modo condizionati a determinati stimoli. E questa è una cosa che è esattamente quello di cui stavamo parlando, secondo me. Cioè, no? Il prendere una posizione come riflesso condizionato e non come uso di un atteggiamento critico rispetto a quello stimolo. Questo produce degli effetti, secondo me, estremamente negativi nella società. Beh, sì, o perlomeno nei nostri cervelli, perché poi, sai, la società, non lo so, gli economisti lo sanno meglio di me, io non conosco queste materie, però credo che la società vada avanti. È chiaro che la politica influisce, tutto influisce, però credo che la società sia una bestia, un animale, che in qualche modo tira avanti, cioè riesce ad andare avanti in questo modo. Però i singoli vivrebbero meglio, o meglio, vivrebbero più tristi e in maniera più efficiente se avessero più cognizione di questo tipo di riflessi, tutto qua. Però insomma, non è che tante volte invece c'è chi ti racconta che basterebbe essere inconsapevoli per vivere felici. E, da un certo punto di vista è vero. È una teoria diffusa ed è una teoria che spiega il successo del mondo dello spettacolo di massa, no? Tutta 97% della televisione, 98% della produzione cinematografica, eccetera, serve a quello. Ti raccontano delle favole che hanno un cazzo a che fare con la realtà, ti fa sentire protagonista, i bei sentimenti, i cattivi sentimenti, l'avventura, i mostri, che diavolo ne so. Basta ignorare il mondo in cui vivi. È molto umano, non è che io mi metta a fare il superuomo, cioè, è molto umano, ma il grande successo è proprio quello, no? Ti permette continuamente, come tutti dicono, voglio dimenticarmi tutto, astrarre, dicono una delle parole usate, e uscire dalla realtà. Per cui mi immagino Mission Impossible oppure le grandi avventure dell'Hobbit e così di questo tipo. Lo spettacolo a quello serve da sempre, non ti pare? A me sembra così. Sì, beh, lo spettacolo, la religione, ma qualunque cosa ci porti a uscire dal binario del quotidiano. È chiaro che il cervello si rifiuta di pensare che sia tutto qua. E quindi magari dice, ma sicuramente c'è qualcosa di meglio, c'è qualcuno di meglio. Io in un'altra dimensione sono migliore di come sono. Questo pensiamo. Per questo secondo me non ha senso parlare di artisti e calciatori come persone, nel senso che non mi interessa che persona sia stato Maradona e non mi interessa che persona sia un determinato attore, perché per me a me interessa solo come recita o come gioca a calcio. Il resto non significa nulla, insomma. Non è che essere bravissimo in qualcosa immediatamente ti fa schizzare ai limiti estremi della capacità umana, anche nel campo delle relazioni. Per esempio, adesso leggo Paolo Rossi, no? che viene dipinto come un gentiluomo, cioè questi termini che usiamo. Questo, voglio dire, non significa che non lo sia stato, magari lo era, io non l'ho mai conosciuto, ma proprio da persone che non l'hanno mai conosciuto viene definito così. Ora, credo che la fuga dalla realtà sia una cosa che sia dentro la realtà, cioè fin da quando abbiamo cominciato a metterci delle collane, dei braccialetti o dipingerci i capelli, abbiamo tentato di costruire delle realtà parallele. A me, ad esempio, viene sempre tristezza quando vedo un comico, nel discorso di Capodanno fare un appello ai comici, che qui non anticipo, ma siccome prima parlavamo proprio del far ridere, ecco, a me, io non mi pongo più se è una cosa che faccio faccia ridere, non mi pongo più questo tipo di problema, e non mi interessa, perché credo che invece l'attore e l'artista che racconta delle storie a volte lo possa fare in maniera divertente, ma a volte anche no, e non sia così indispensabile dividere
in compartimenti queste cose. Per cui credo che la fuga dalla realtà, assecondare questo nostro tentativo di fuga dalla realtà, sia anche abbastanza giusto. Le droghe anche servono a quello, no? Uno dice non voglio pensare e allora guardo Barbara D'Urso, è giusto, però credo anche che bisogna riuscire a distinguere il racconto dal fatto in sé, da ciò che sta accadendo. Però questo proprio perché viviamo in questo storytelling collettivo in cui ormai anche noi siamo gli autori del nostro racconto, allora accettiamo anche i racconti appunto degli altri. Se, allora vorrei, Massimo, vai tu. No, che poi magari la passo ovviamente prima a Natalino, poi anche a Michele, che magari è conoscitore di culture non italiane. Tu prima hai detto una cosa molto bella, dici io se non faccio ridere non è un problema, perché se uno mi dice che non faccio ridere, se è vero mi ha detto la verità. E io in questo leggo, secondo me, e la domanda viene sulla cultura italiana, che poi magari passa a Michele eventuali differenze con culture non italiane, anche sul senso del fallimento. Cioè in Italia quando ci sono le elezioni alla fine non ha perso nessuno, quando la tua squadra perde è l'arbitro che è cornuto, cioè la mancanza di accettazione del fallimento, che secondo me intanto credo che in Italia, cioè poi non sono conosciuto delle culture del mondo, però di me ci sia un'intensità, e soprattutto quanto questa, diciamo, incapacità di accettare non solo il fallimento, la critica, sia un tratto che dipende da questo desiderio di sentirsi abbandonare e faccia una differenza con altre culture, perché magari in altri paesi il fallimento è un momento di crescita. Io fallisco, però imparo e dopo n fallimenti ottengo il successo, cioè è una cosa della vita, tutti falliamo, tutti sbagliamo. Invece per dire in Italia il fallimento è lo stigma perenne, quindi dal punto di vista proprio della cultura italiana questa cosa è magari, forse non so, abbiamo parlato della religione, dell'astrarsi della realtà, cioè anche prima hai menzionato Maradona e mi permetto di fare una nota, diciamo, da persona di origini insomma del sud, anche come Costantino, anche quest'idea che il riscatto di una popolazione venga da un tizio che gioca a calcio, per carità di Dio, Santa Maradona, Santo Maradona, che bellezza, però perché questo popolo, per Dio, si deve riscattare la domenica andando alla stazione o deificando un tizio che gioca a calcio, quando le altre 24 ore accumula l'immondizia per strada, e lo posso dire io, non lo facciamo dire a Michele, che sennò poi gli danno da razzista o del settentrionale. No, scusa se ho messo insieme troppe cose, però mi piaceva spostare sulla cultura. Beh, allora adesso ti rispondo io. Ovviamente spero che chi ci ascolta capisca che ciascuno risponde secondo i propri limiti e le proprie conoscenze, e non si tratta di un convegno di luminari che vogliono spiegare la vita. Intanto io credo che non esistano culture migliori di altre. Per esempio in India viene deificato tutto, no? Anche i divi del cinema, adesso non credo che questo per esempio è una generalizzazione, non è che in India, diciamo in molti luoghi tradizionali, rurali dell'India, questo viene fatto ancora. E certo, secondo il nostro punto di vista, in alcuni luoghi si vive meglio che in altri. Però quello che voglio dire con questo è che per me non c'è un perché. C'era uno che è stato uno dei miei maestri di pensiero attraverso i suoi libri, soltanto perché non l'ho mai conosciuto, che si chiama Henri Laborie, il quale era un biologo e però scriveva dei libri che possono essere in qualche modo considerati anche filosofici, e trattava l'analisi della società seguendo lo schema dell'analisi delle leggi della termodinamica, e lui diceva questa cosa. In effetti, se tu ci pensi, è stato fatto anche questo studio, no? Sul contatto,
cioè su quanto le persone si toccano. E più c'è caldo, più le persone si toccano. In teoria dovrebbe essere il contrario, se ci pensi, no? Cioè se c'è freddo le persone hanno bisogno di stare appiccicate, però non so se questo dipende dai vestiti o da cosa. Però la distanza interpersonale era molto divertente proprio attraverso questi studi notare come in alcuni luoghi quando qualcuno ti chiede posso entrare è fuori dalla porta, in altri luoghi ha già un piede dentro la porta e chiede posso entrare. Allora questo tipo di idee penso che dipenda veramente dal contesto animale in cui viviamo, e quindi può essere anche che alcune culture che magari si sono tramandate, non hanno cambiato i modi, perché poi esistono culture che si imbevono di altre culture dove la gente cambia i propri modi, e io penso che l'unica cosa che possiamo cambiare appunto non sia noi stessi, che rimaniamo quelli, ma i nostri comportamenti sì. Però forse alcuni hanno bisogno di... Ricordo un'amica una volta che diceva sai, a me piacciono le cose confuse, e un'altra amica gli diceva beh, basta vedere come ti sei tatuata i bracci, le braccia, per capire. Ecco, e in effetti si era tatuata tutta una serie di immagini confuse. Io non credo che questa sia una cosa migliore o peggiore dell'ordine o del cercare di trovare un proprio ordine. È chiaro che, se, come dire, avere la coscienza di capire che più rispettiamo gli altri più veniamo rispettati, più come dire, siamo attenti ai bisogni degli altri e più abbiamo possibilità che ci sarà qualcun altro attento ai nostri, sarebbe una cosa da auspicabile, insomma. Però è anche vero che insomma, spesso i nostri riflessi, almeno Freud diceva, no, che sono i primi 3 anni che decidono tutto, per questo punto cos'è? Non possiamo decidere più niente. Senti Natalino, c'è un punto che però mi sta molto a cuore, che però si ricollega con quanto dicevamo all'inizio. Quello ma relativo... Doveva dire una cosa su questo prima. Michele... Ma ti piace zittire Boldrin? Non so perché. No, ma tutt'altro. No, ma... Boldrin, se vuole parlare, è difficile zittirlo, nel senso che la voce grossa si mette in mezzo, si mette a bestemmiare. No, io sto ascoltando, state andando sul difficile, non me l'aspettavo una cosa così complicata. Guardate, sta roba di come si trasmettono le culture, che ci vorrebbe Alberto, che ha dedicato gli ultimi, che ha dedicato gli ultimi 15 anni a pensarci e a scriverci. Anch'io ci penso da tanto tempo, non ho capito un cazzo, perché, cioè, davvero non l'ho capito. Non ho capito perché. Per esempio, sia fuori di ogni discussione, lascia stare i cretini che mi danno il razzista, che il senso civico in Italia non solo è andato diminuendo uniformemente, no, sulla penisola, ma comunque continua ad avere un gradiente decrescente mano a mano che ti muovi da sud a nord. In questo momento sono molto a nord e li vedo come si comportano, sono tanto a nord che se mi giro vado in Austria, cioè se vado qua sono in Austria. E insomma, li vedo come si comportano, possono starti sul culo, secondo me quello non sono una razza diversa, sono mischiati anche loro geneticamente con noi, c'è tra niente la razza. Però non lo so, francamente non lo so. Secondo me, te lo dico francamente, io sono assolutamente convinto che dipenda dal comportamento delle elite. E lì è una cosa più delicata. Ci sono retaggi culturali, abitudini, legnanze, però dipende come le elite insegnano al cosiddetto popolo, cioè a quelli che li guardano come esempio, come comportarsi. La degenerazione, secondo me, la meridionalizzazione, quella parola non riesco mai a dirla, meridionalizzazione di molti dei comportamenti italiani, perché è così obiettivamente, tanto un certo tipo di meridionalizzazione, perché non è che certo. La società meridionale si comporta, cioè si sono presi, cioè, il problema è che ne abbiamo, ecco, vedete, li abbiamo Maradona, no? Cioè, li abbiamo questo sì, ecco, perché lo spettacolo, specialmente la TV, che in Italia la RAI, poi è arrivato Berlusconi, ma la RAI aveva già fatto il suo danno, no? Berlusconi ci ha aggiunto, perché la RAI ha osannato, perché la cinematografia italiana ha voluto osannare
comportamenti fondamentalmente deleteri socialmente, causati solo da povertà, ignoranza, necessità di arrangiarsi, trasformandoli in un mito. Perché in Italia abbiamo il mito del furbo, di quello che si arrangia, del ladruncolo, del... perché? Cazzo, noi li abbiamo trasformati in simboli nazionali. Cioè, non è di colpevolità. Morto di fame, ti arrangi e fai il ladruncolo. Voglio dire, ci sta, ma da quello a farne una... No, c'è sicuramente è una narrazione affascinante, no? Da partire dai mostri. Poi riguardo al discorso del senso civico, alcuni lo fanno risalire all'epoca dei comuni, no? Dove il nord e il centro hanno avuto un certo tipo di... Quello è uno snodo, no? Putnam, no? Se non ricordo male, sì, no? Ecco. Ecco, lì in effetti nel sud non si era mai maturata una identità comunale importante. In questo periodo mi sto affascinando per motivi che adesso sarebbe lungo spiegare, nelle dispute tra Pisa e Genova nel 1200, e lì era molto, o tra Firenze e Siena nello stesso periodo, insomma. Comunque c'erano delle entità comunali che si strutturavano in una maniera, diciamo, più democratica, cioè magari anche molto molto conflittuale, ma in modo tale che si riuscisse a creare una sorta di senso civico cittadino. Però adesso io chiedo una cosa a Natalino, ritornando un po' all'inizio, che è quello della profilazione. Quando parlavamo all'inizio, appunto, che la merce trattata sul mercato dei social network, alla fine in fondo siamo noi. E noi, però, noi non in quanto nome e cognome, ma noi in quanto nome, cognome, preferenze sessuali, ad esempio, squadra per cui facciamo il tifo, preferenze gastronomiche, no? Attitudini alimentari, è una materia che è appetibile a diciamo chi deve commerciarci sopra, no? Dai venditori di prodotti, e quindi è più comodo avere un Marco Ardemagni già sgrezzato e poi aggregato con altri. Ad esempio, io sono vegetariano, io avrò pubblicità di cibi di un certo tipo, eccetera. Io vorrei capire, secondo te, però, mi sembra che ogni tanto, e magari anche dal tuo film, appaia che tutta questa materia sia organizzata in maniera assolutamente quasi militare, mentre quindi c'è il potere che adesso è in mano a queste 4-5 big da Google, Facebook, i soliti, no? Amazon, che abbiano in mano tutto questo materiale e lo sappiano trattare alla perfezione. Io ci vedo ancora un po' di caso. Alla fine della fiera, mi dico, la giornata tipo di Bill Gates non cambia molto se mi ha profilato bene o male, però potrebbe essere che magari tra un paio d'anni lui perda con qualcun altro che mi profila meglio. Ma alla fine della fiera, la felicità della giornata tipo di Sergey Brin o di Mark Zuckerberg non è poi così differente se mi hanno profilato bene, ma tanto saranno comunque straricchi, si faranno il giro in barca, andranno oppure si prenderanno le loro magliettine. Io non ci vedo, non so, sarò ingenuo, ma non ci vedo una, non so come dire, un metodo così raffinato, ecco. Allora io, guarda, ti rispondo su questo perché è facile leggere in quello che dico come se io facessi una crociata contro la profilazione. Io non ho nessun problema ad essere profilato da chiunque, tant'è che penso siano almeno ormai i miei dati. No, non ho nessun problema su questo. Non ritengo una lesione della mia libertà il fatto che uno sappia che cazzo mi piace. Non è un problema. Non credo che cambi la giornata tipo di Bill Gates se mi ha profilato bene o male. Cambia la giornata tipo mia se queste persone
sono diverse. Magari fossero tutti Bill Gates, magari fossero tutti amanti dell'arte che fanno collezione di bei quadri o di belle cose, magari. No, il problema qual è? Che se io vado davanti a una rotonda e vedo una scultura inspiegabile e brutta, la devo vedere tutti i giorni. Se io vedo una città fatta di cose brutte, la devo vedere tutti i giorni. Se io vivo in una società che è organizzata male, devo viverci tutti i giorni e vivo male, semplicemente perché queste cose che chiamiamo elite, che purtroppo lo sono ormai, solo in senso, non nel senso che una volta fosse meglio, non credo, ma lo sono solo in senso economico, a questo punto sono queste elite che decidono di cosa dovrò interessarmi nei prossimi anni, a seconda del, diciamo, del piatto del menù che interessa a quelli che io chiamo magnaschei di turno. Cioè, fare soldi è uno dei riflessi condizionati, d'accordo. Il senso dell'accumulo, il capitalismo risponde a un riflesso condizionato. Anche il comunismo rispondeva a questo, intendiamoci. Il comunismo rispondeva al senso, al desiderio di protezione. Il capitalismo risponde all'idea della libertà e anche all'idea dell'accumulazione. Tutti tendiamo ad accumulare, ma quando, e di questo ci siamo accorti sempre, non è un caso che Venezia avesse una legge antitrust quando in Italia ancora non l'hanno fatta, e a questo punto tu non potevi avere più di due banchi al mercato e non potevi associarti con uno. Oddio, Natalino, no, dai, ascolta, mi metto in mezzo, non è che Venezia sia proprio, forse quella, mi suppongo, hai mettere la Serenissima. Ma sì, però, cioè, come dire, c'era questa legge che c'era un gruppo ampio, diciamo che c'era un'oligarchia ampia che faceva il bello e il cattivo tempo, ci sta, per esattamente tempo, come in Grecia c'era la democrazia, era. È chiaro che sì, esatto, era tutto relativo. Sì, in Grecia c'era la democrazia solo per gli uomini e per i liberi, e Venezia aveva una legge antitrust, tant'è che però in Italia non c'è, e quindi almeno diciamo una cosa, se io sono circondato da, non so se Bardemagni lo sa sicuramente, perché tempo fa i media avevano parlato di questa ricerca che diceva che non so se il 60% dei plurimiliardari in Italia avevano la terza media, non avevano superato la terza media, ma chiaramente venivamo da un'epoca nella quale studiavano in pochi. Adesso tutti sono studiati, ma tutti sono ignoranti, quindi non è che essere laureati significhi essere colti. Però la verità è questa: se io sono circondato dai desideri di chi non, come dire, non fa del vivere sociale una priorità, ma fa una priorità semplicemente i propri tiramenti personali, è chiaro che sarò circondato da cose brutte e inefficienti, è evidente. Io non mi pongo il problema, ma veramente non mi pongo il problema che l'acqua sia pubblica o privata, mi pongo il problema che il privato che amministra o che possiede un pezzo di pubblico lo ritenga pubblico. Questa è la cosa che il desiderio che ho. Non ho desiderio che sia lo Stato ad amministrare i rubinetti dell'acqua, ho desiderio che il privato che amministra le strade o che amministra i rubinetti dell'acqua abbia il senso della comunità e non solo il senso dei propri cazzacci personali. Beh, però anche il pubblico che deve stargli alle calcagne, ovviamente, no? Se io, il problema è che c'è spesso la collusione, no? Se io affido un appalto a una cosa che è stata sempre pubblica, l'appalto a una ditta esterna perché penso che sia più efficiente, poi devo stargli proprio fare proprio il cane da guardia assoluto, mi costerà meno perché affittare un cane da guardia interno però alla fine penso di dire una banalità, no?
Benissimo, allora io diciamo per quanto mi riguarda personalmente sono contento e invito tutti a vedere il film, però lascio ai miei colleghi eventualmente se hanno ancora qualche ulteriore curiosità o tema. Sì, io sono curioso davvero, scusate se mi interrompo, è l'unica domanda che faccio, non ho ben capito la teoria di Natalino sul Super Veneto. Non è la mia teoria, l'ha scritto Mannino, è una cosa che ha scritto Alessio Mannino. A me era più... Sì, però posso dirti, io non conosco sto signore, però posso dirti con tutta la simpatia che ho per te, mi pare che ti navai anche a stronzare. Non lo so, non ti so dire. Nel senso che sto signorga si è inventato un Veneto... Sai qual è il problema? Perché è un problema vero. Per battere Zaia bisogna proporre delle cose meglio di Zaia, non ci può solo dire che Zaia è un democristiano vestito a festa, lo è, ma lui è anche contento. Ma non è esattamente quello che dice Mannino, stai dicendo quello che ha detto Mannino. Mannino dice, no, perché non ha proposto niente. Abbiamo il problema di battere, a me non interessa battere Zaia. Per me, se per me Zaia si convertisse e rimanesse a capo lui, andrebbe benissimo. Va benissimo. È molto bravo, peraltro. Il problema non è quello, è l'ideologia che sta dietro una cosa, o meglio, l'ideologia di cui si veste qualsiasi tipo di governo. E quindi l'opposizione deve essere un'opposizione di idee. Non mi piace mai quando, per esempio, un partito politico va per vie legali e quindi cerca le magagne di qualcuno per poterlo battere, ma non penso che la roba di Mannino dica questo, cioè, poi bisognerebbe aprire un ulteriore dibattito, ma tu ci hai letto che Mannino dice che bisogna lo scopo è battere Zaia? No, ci ho letto una roba di una forma di frustrazione con Zaia, che la capisco, perché secondo me il problema di Zaia è che governa Zaia, insomma, l'amministrazione, il gruppo di persone che governano decentemente bene, ma enormemente sotto i potenziali, e soprattutto hanno costruito e hanno convinto il loro elettorato e i veneti di una mitologia, no? Che facciamo le cose super bene, che siamo bravissimi, che gli altri, che è falsa, nel senso che poi in realtà la regione potrebbe fare molto meglio, è strapiena di problemi e difetti, e c'è una specie di cappa di oppio in cui tu dici come che fighi che siamo, no, non ci vede nessuno, bla bla bla, ci abbiamo le sagre. E quindi io su questo sono dell'opinione, solo che nell'opporsi a questo sono d'accordo, se Zaia si convertisse come dici tu, a me va benissimo, non ho particolari problemi personali, occorre contrapporsi delle cose specifiche, il limite di quella cosa di Mannino come di altri è dire bisognerebbe essere tutti bravissimi perché ci vorrebbe un politico ideale che non facesse il politico. Però non c'è nessuna proposta concreta di, che so, come fare con la viabilità, per dirti uno dei problemi che io vedo grandissimo, qua stiamo andando, vedo grandissima è la viabilità, è tremenda, è orrenda, il Veneto è un posto in cui è impossibile muoversi a causa della diffusione territoriale. Capisci, Zaia lo batti su quelle cose qui, la mitologia del noi popolo buono contro il politico cattivo, quella a me lascia un po'... perplesso, ma questo forse è un argomento per un'altra conversazione. Molte volte continua a esserci in Italia diffusa sta idea che il politico è cattivo e il popolo è buono. Non è così, capisci? Non è così. Quel discorso mi sembrava spingere sta linea. Quel discorso là, in realtà, che poi ti produce 5 Stelle. Una specie di dibattito in cui questi temi si affronterebbero appunto in un secondo momento. Non vuole affrontare questi temi, quel discorso. Quel discorso dice semplicemente se le opposizioni si lamentano tanto di Zaia, perché non si incontrano, perché non cominciano a dire che le potenzialità che ci sono in Veneto, che sono tante, non sono merito di chi sta governando il Veneto, ecco, semplicemente questo dice quella cosa lì. Vabbè, non so, io non capisco perché vi lamentiate, vi abbiamo fatto anche il raccordo quelli di Preganziol sulla viabilità, ormai dovreste essere a posto, gli ingorghi di Mestre sono... Scusa,
vi abbiamo fatto a colpa. Non so, non siete mai contenti, avete la Valdastico, avete valido. L'italiano che si lamenta, l'italiano. Quello lì è stato uno degli esempi, infatti tremendo, no? Ma quello lì c'entra il Veneto solo in parte, ma c'entra anche il Veneto, no? Non so se Natalino l'ha seguita. Quella è iniziata che io vivevo ancora in Italia. Pregazione. Beh, il cosiddetto Bretella, no? Cioè, Bretellone. Cioè, io mi ricordo, ventenne, di aver bloccato la statale, cosiddetta Triestina, perché è un inferno, no? Poi fecero la tangenziale divenne un inferno, certo. E finalmente, credo, 20 anni dopo, no? Riuscirono a fare questa cosa. Quello fu un straordinario esempio di un misto di inefficienza veneta, italiana, pubblica amministrazione, not in my backyard, perché la gente non voleva che passasse di là, una follia. Poi un giorno parleremo, perché in Italia i lavori pubblici devono durare sempre il quadruplo che dalle altre parti, e quello sarà un tema che sicuramente non Liberi Oltre Pop, ma su Liberi Oltre si potrà affrontare nel dettaglio. Io direi a questo punto, vai Costantino. C'è ancora tempo, avevo una domanda, è l'unica che mi ero preparato, quindi approfitto di Natalino, autore e attore. Natalino ha sempre raccontato la realtà con il surrealismo. A me sembra vivere in tempi in cui il surrealismo ha scalzato la realtà. È più difficile o più facile raccontarla in una situazione del genere? No, è più difficile raccontarla sicuramente, perché non c'è un corrispettivo, no? Quando tu parli della realtà, almeno la realtà esiste, e quando invece fai un paradosso sulla realtà e la realtà è già paradossale, questo diventa un po' sì, è chiaro. La gente interrompa, sai che è forse per quello che ti dicono che fai meno ridere di prima. Adesso lo dico seriamente. No, può essere, perché la realtà è venuta a toglierti il lavoro. La realtà fa più ridere. Beh, sì, può essere. Per esempio, noto che molti miei amici che in altri tempi avrebbero detto peste corna di De Luca, e invece adesso gli piace molto De Luca perché fa ridere. E però, insomma, ragazzi, credo che basti fare dei begli sketch, e qui non voglio parlare del tema Grillo, che invece secondo me è una persona estremamente intelligente, ha fatto una cosa che a nessuno direi è riuscito in Italia, e quindi tanto di cappello. Poi sai, quello che succede non lo decide mai una persona, e non lo so, questa cosa che la realtà stia diventando paradossale è perché cioè questa famosa società dello spettacolo, in cui prima era il potere a raccontare se stesso, e adesso basti raccontare per diventare potere o per credere di esserlo, penso che stia trasformando la realtà in qualcosa di, insomma, anche difficile da in qualche modo da inquadrare. Per questo dico che è difficile anche parlare di comunità oggi, perché non esiste più una cultura condivisa da tutti. Questa potrebbe essere anche una fortuna, non è detto necessariamente che sia un male, però non esiste, e si sta tentando di farlo, se lo notate, seguendo gli schemi del romanzo di Mark Twain, e cioè si sta tentando di creare delle identità commerciali. Allora, noi siamo quelli che ci piace la Nutella, noi siamo quelli che hanno le scarpe da tennis, siamo quelli che identità commerciali, ecco. È bellissimo il personaggio, Michele, preparati, di Gesù commerciale. È uno dei protagonisti di questo film, una figura veramente mitologica. Adesso hai fatto bene a citare la parola commerciale, mi ha fatto scattare questo ricordo di questo passaggio geniale. Amici, abbiamo più o meno coperto l'ora che ci eravamo prefissati, minuto più, minuto meno. Allora, ricordo, intanto, in attesa del discorso di Capodanno di Natalino Balasso, che ci ho capito bene è in fase di scrittura, invito a tutti a vedere il film La Supermassa,
che è reperibile su YouTube, e poi di, ovviamente, visto che insomma è una produzione, diciamo, estremamente autoprodotta, diciamo, è una diciamo un'opera autoprodotta con il supporto di tanti amici. Per il momento Natalino ci ha ricordato 1300 persone. Direi a tutti, mi sembra giusto pagare il biglietto contribuendo al sostenimento delle spese. Sì, non è un biglietto. Guarda, voglio tirarmi un pensierino, una cosa bellissima, Marco. In mezzo. No, dico, io a questo punto, visto che siamo in fase di no spoiler, quindi invitiamo tutti a vedere il film, inviterei da subito Natalino, tra un po', a una sessione in cui lo commentiamo, quando non c'è più l'idea dello spoiler che è appena uscito, magari c'è un'altra chiacchierata dove possiamo parlare liberamente del film e fare una chiacchierata post, perché secondo me viene interessante. Molto volentieri, dobbiamo aspettare che Boldrin lo guardi e poi ne parliamo. No, io invece volevo roba... Io vado subito. L'altra cosa che mi interessava, al di là delle cose sul Veneto che mi piacerebbe discutere di più, ma lo faremo un'altra occasione. La roba che mi interessa è questa decisione tua dell'autoproduzione, perché sai, Liberi Oltre è nata per caso. Tu lo fai di professione, l'uomo di spettacolo, ci hai ragionato, noi siamo nati per caso proprio per rifiuto delle balle. Però stiamo diventando, con l'allargarsi della comunità e con l'arrivo di persone, Michele, forse non lo sai, ma c'è un passaggio di un anno fa in cui Natalino cita la Gabanelli, te lo dico solo così. Ah sì, bravo, certo. Spero non sia un fan della Gabanelli, ma magari lo è, non lo so. Comunque la Gabanelli, anche noi siamo dei fan, ci ha offerto tante di quelle balle da demistificare che abbiamo costruito il canale su quello, ma non era quello il punto era che mi interessava questa idea dell'autoproduzione, cioè del riuscire a utilizzare gli strumenti, quindi social e tecnologici, per cercare di fare informazione e spettacolo senza dover passare per i canali ufficiali. Questa è una cosa che con lui mi piacerebbe discutere. A lui, che tra l'altro è uno degli elementi della narrazione. Ha pensato di più di noi, insomma. Sì, e tra l'altro è uno degli elementi della narrazione, sia pure trasfigurato e trasposto. Quindi non è solo il metodo produttivo, ma il finanziamento è uno dei filoni narrativi all'interno del film, sia pure risolto in maniera diversa. Sì, anzi, voglio approfittare dell'occasione per ringraziare. Io non sono mai gentile come persona, però voglio esserlo in questo momento e ringraziare quelle persone, perché io ho chiesto espressamente che non venissero dati dei contributi, quindi non dei soldi, se erano pochi meglio. Il fatto che molta gente abbia messo anche 2 euro, anche 5 euro, secondo me è comunque un gesto che testimonia il fatto che non è vero che alla gente non interessa l'arte, è al potere che interessa che l'arte rimanga una cosa marginale. Bene, mi sembra la migliore conclusione. Allora ringrazio Natalino Balassimo per la sua disponibilità. Michele Boldrin adesso sarà ancora più incuriosito e anche grato a Natalino di avere aderito al nostro invito. La redazione di Liberi Oltre Pop con Costantino, Massimo e Marco vi saluta. Al prossimo appuntamento. Ciao a tutti. Ciao e viva il cinema indipendente!